Erano quasi coetanei, si conoscevano e tutto sarebbe andato storto per uno sguardo di troppo. Ieri sera, in Piazza Villa, i due giovani si sono scontrati. Giuseppe Turco, la vittima che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo ottobre, è stato raggiunto da diverse coltellate, almeno 8 secondo i primi rilievi. A colpirlo, un ventenne di origini marocchine, idraulico, residente a Casal di Principe. Turco, in passato, era stato sentimentalmente legato alla giovane fidanzata del suo presunto killer. Uno sguardo di troppo al suo arrivo all'esterno di un bar di Piazza Villa nel comune dell'Interland del Casertano avrebbe fatto impazzire il ventenne che dopo un breve alterco avrebbe afferrato una lama e si sarebbe scagliato contro il conoscente. Poi la fuga, durata neppure 24 ore. A consentire di rintracciare rapidamente il giovane le immagini delle telecamere di videosorveglianza del posto, assieme alle testimonianze di diversi altri giovani presenti al momento dei fatti. Secondo le loro dichiarazioni, poi, Turco e il suo aggressore si sarebbero già scontrati in passato sui social. La vittima, incensurata, è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale, mentre il suo aggressore, reo confesso e già noto alle forze dell'ordine dopo che qualche anno fa era stato sorpreso davanti a un negozio armato di pistola, è accusato di omicidio volontario.